Quando si sbagliano le scelte a luglio si prova a rimediare in corso d'opera. Fu storica l'epurazione stagione 2014-2015 quando a gennaio la rivoluzione portò a San Marino ben 13 nuovi giocatori che non ne bastarono però per centrare la salvezza e fu retrocessione in D. Il presidente Luca Mancini è più in partita rispetto alla sua squadra e sembrerebbe pronto a sparare tre grossi colpi di mercato, uno per reparto. Vedremo, intanto dalle lontane Maldive il presidente apprende dell'ennesimo stop sul più bello della sua squadra, ridimensionata dall'ottimo Avezzano. La formazione di Federico Giampaolo, fratello del tecnico della Sampdoria Marco, domina in lungo ed in largo e sbanca lo stadium, il segnale che sarà una prima domenica di dicembre poco natalizia per il San Marino si ha poco dopo la mezz'ora quando De Ramo spara contro la traversa, da lì a poco il brasiliano Dos Santos di testa e sfera a pochi centimetri dal palo. Il portiere dell'Avezzano Lombardi, classe 98, non si sporca mai i guanti e nemmeno falle, che non ha responsabilità sui tre gol, ma non si può dire la stessa cosa per i suoi compagni di squadra. Manca totalmente la pressione su De Ramo, che a pochi minuti dall'intervallo piazza il primo pugno. La romanzina di Orecchia nello spogliatoio evidentemente lede la serenità di Moretti, il ragazzino del 99 commette l'ingenuità e non volendo consegna a Pellecchia il comodo 0-2. Non c'è forza di reazione in un San Marino sterile e oggi a tratti debole al cospetto di un Avezzano apparso troppo grande. Dos Santos chiude al 55esimo una partita a senso unico, con il risultato acquisito un paio di proteste di Gadde e Fantini sul quale l'arbitro sorvola e in ogni caso non avrebbero cambiato la sostanza, come il quasi quarto gol di Cerone al San Marino Stadium. Avezzano batte San Marino 3-0. Orecchia spera martedì di allenare i rinforzi in vista del Matelica.